Allora, Riccardo, da capitano come si esce da questo momento di oggettiva difficoltà di gioco e di risultati? Ma non c'è una soluzione sola, nel senso se lo sapevamo l'avevamo già fatto. Sicuramente le squadre sanno ormai come affrontarci, però abbiamo trovato in settimana delle soluzioni anche con il mister per riuscire ad andare dentro di più con gli attaccanti, a far male senza rischiare troppo, perché nelle altre partite c'era stato questo problema, che ci aprivamo tanto, forzavamo la giocata e poi ci ripartivano un contropiede come il gol di oggi al primo tempo. Questo non deve succedere, dobbiamo essere più incisivi, più cercare di andare a fare più male agli avversari, perché non è possibile che con il mister, che sono penso 40 anni che fa tanti gol, non ci riusciamo. Questa è una cosa che deve cambiare, dobbiamo riuscire a mantenere l'equilibrio, ma a far male agli avversari, perché ormai gli avversari, diciamo, che ci aspettano, sanno come affrontarci, ma dobbiamo invertire la rotta per riuscire a far male agli avversari. Ecco, Riccardo, ti chiedo da capitano di commentare le parole di Zeman, perché ha detto: il problema è che i miei giocatori non riescono a mettere in pratica quello che invece alleniamo in settimana. In campo fanno un po' di testa loro e questo non va bene. Sicuramente tra la settimana e la partita qualcosa cambia, però le partite sono sempre un'altra cosa rispetto agli allenamenti. E in partita ci sta il fattore emotivo e certe volte non si riesce a fare tutto quello che si prova. Dobbiamo essere svegli, che se una soluzione non si può fare, dobbiamo essere svegli a trovare subito la soluzione in campo, perché il mister non può preparare pure le contromosse che non sa. L'ultima, Riccardo, il gol subito. Dalla palla persa di Tuniov alla transizione che avete fatto, lì la palla è passata tra te e Pierno. Cosa è successo quando poi spendi la messa in porta? No, c'è stata questa palla persa, eravamo larghi, c'è stato questo contropiede, lì il primo centrale di solito chiude il primo palo, il secondo va in marcatura. Plizzari stava lì, noi sappiamo che abbiamo il portiere alto su queste cose, c'è stata un po' un'incomprensione secondo me tra Ivan e Plizza, la palla è passata e poi sicuramente potevo fare anche qualcosa in più io.